Siamo qua al Trinity College, a School of Business, con il presidente Romano Prodi, che ha fatto poco fa una lecture su The World Upside Down, The Role of Europe, e le ha parlato per oltre un'ora, ma brevemente per i nostri ascoltatori, perché World Upside Down? Ma il linguaggio familiare potremmo dire perché è un casino, no, cioè veramente da un mondo in cui si diceva che la storia era finita perché gli Stati Uniti potevano tranquillamente comandare, siamo arrivati a un mondo di tensioni in cui abbiamo una guerra feroce nel cuore dell'Europa ed è chiaro che se non c'è un accordo fra Stati Uniti e Cina questa guerra non finisce. Questo è il mio parere ed è stato tutto un po' la linea guida della mia conferenza di oggi. Lei ha parlato di tutto il mondo, dall'Europa, l'Africa, la Cina, la Francia, con delle battute molto forti, insomma. Ma quasi in Irlanda, due settimane fa è arrivato il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, in occasione della commemorazione del Good Friday Agreement, e qua chiaramente la Brexit tocca molto l'Irlanda, siamo un problema molto vicino. Lei come vede il problema appunto del Nord Europa, del Nord Irlanda rispetto all'Europa nel medio-lungo periodo? Pensa che si potrà risolvere, che nel lungo periodo la Brexit possa essere cancellata, il Regno Unito possa tornare in Europa, che l'Irlanda possa unirsi grazie anche a questa Brexit, quindi nel lungo periodo, quindi con la popolazione cattolica che aumenta mentre i protestanti diminuiscono in Nord Irlanda? Come vede la situazione in prospettiva del Nord Irlanda? Io non sono in grado proprio culturalmente di percepire questi ultimi avvenimenti. Io ho preso male la Brexit perché secondo me è stato un errore per la Gran Bretagna e per l'Europa, anche se l'ho ritenuta, non dico fatale, ma è ovvio, cioè era abbastanza chiaro che i britannici hanno sempre mal sofferto le interferenze e l'estensione della competenza europea, hanno sempre voluto un'Europa minima e invece l'Europa in qualche modo o va avanti o non esiste più. Però vede, io ho fatto una scommessa che entro 20 anni dalla uscita, cioè 15 da oggi, la Gran Bretagna rientra nell'Unione Europea. Quindi speriamo, insomma, per tanti italiani anche scrivono. Questo le dici, come penso che sia quindi un errore e un danno. L'Irlanda, beh, ha una sua storia così particolare nella quale non voglio entrare. Voglio particolarmente bene all'Irlanda, io quello di cui ho solo paura che riprendano tensioni che io avevo ritenuto cancellate assolutamente per sempre, invece adesso se ne parla un po' di nuovo, per carità. Sì, Trouble di tanti anni fa che potrebbero tornare. Senta, noi siamo una radio di italiani espatriati con Irlanda, da 10 anni andiamo in onda in FM e poi anche su internet, e siamo un po' la generazione Erasmus, quelli che ci sentiamo un po' italiani ma anche europei, quindi non c'è stato un trauma di venire in Irlanda per molti di noi perché ci sentiamo europei. Lei ha parlato appunto dell'influenza europea molto minore nel mondo rispetto al passato, anche un'Europa comunque che tende ad arretrare, una simpatia anche dell'Italia che è sempre stata molto europeista verso l'Europa un po' più tiepida in questo periodo. Come vede la situazione in Italia e in Europa sul processo di integrazione? C'è uno stop? Potrà riprendere la marcia più spedita? Potrà riprendere l'entusiasmo che c'era tanti anni fa su questo progetto, questa utopia d'Europa unita? Guardi, i processi politici o vanno avanti o vanno indietro. In questo momento l'Europa non va avanti. C'è una intesa franco-tedesca che è più tiepida di quella del passato. Ci sono differenze ancora nel modo di gestire l'Europa, cioè in poche parole, c'è chi vuol tenere ancora
il diritto di veto, che è il vero nemico dell'Unione Europea. Se si va avanti così, progressi non se ne fanno, si potrà approfondire, si potranno approfondire i rapporti economici e commerciali, ma niente di più. Noi abbiamo bisogno di due grandi mosse: la fine del diritto di veto, il voto a maggioranza, quindi, e in secondo luogo un voto per l'esercito europeo. Non ci staranno tutti gli stati, e beh, facciamo come abbiamo fatto con l'euro. Chi ci sta? Chi ci sta, e l'euro funziona. E, questo però è in mano alla Francia, perché dopo l'uscita della Gran Bretagna è l'unico paese che ha il diritto di veto e l'arma nucleare, e se mettesse queste due sue prerogative a servizio dell'Europa, l'Unione Europea farebbe un salto in avanti fantastico. Queste sono le semplici ricette, difficili però da scrivere. Pressione sulla Francia. No, qua siamo in Irlanda, questo è il quartier generale di tantissime tech company americane, da Google, Yahoo, a Amazon, eccetera. Parlava prima nella lecture che le tech company sono un possibile problema per la democrazia, per la libertà, e che l'Europa comunque non ha queste giganti che influenzano la democrazia fortemente, anche se poi hanno sede qua per motivi fiscali, sappiamo, per altri motivi. Lei come, che ruolo pensa che l'Europa debba avere nell'affrontare appunto i giganti tecnologici? E il modello cinese è quello, un modello possibile, lei ha citato appunto dei casi specifici, o il modello americano? Dobbiamo creare un nuovo modello per confrontarci con questi giganti che condizionano la nostra vita. Dunque, l'Europa sta usando un nuovo modello, quello più bello di tutti, difesa della privacy, dei diritti del singolo, contro gli abusi, ma non ha la forza poi per imporlo fino adesso. Quindi sta dando un bel esempio al mondo, ma per ora le cose non cambiano, cambiano poco. Dobbiamo insistere, è la via giusta da percorrere, ma non illudiamoci che se non partecipiamo alla costruzione di queste reti di impresa internet, è difficile imporre una nostra voce, anche se è una voce di saggezza. Ultima domanda, noi siamo una radio di espatriati, e questo fenomeno, la fuga dei cervelli, oppure gli italiani che vanno all'estero, sempre maggiore, e c'è una crisi italiana, un declino che dura mai da tanto tempo, che porta giovani ad andare via. Vorrei dare un messaggio: i nostri ascoltatori sono fondamentalmente espatriati in Irlanda o italiani che vogliono venire in Irlanda e che tendono appunto di andare via. E lei cosa pensa di dire a questi ragazzi, magari italiani, che non sono ancora venuti qua in Irlanda? È giusto comunque viaggiare, muoversi nell'intero Europa, oppure dovrebbero creare qualcosa in una loro realtà in Italia e combattere per migliorare lo stato demografico, culturale, sociale, economico dell'Italia, che negli ultimi anni un po' ha declinato? Ma l'ideale per me è quello che ho sempre raccomandato ai miei studenti: andate all'estero qualche anno e poi tornate. Questo è perché dico andate all'estero, perché bisogna imparare da tutti. E quindi i ragazzi che io vedo, i miei studenti che quando insegnavo, che facevano un anno o due all'estero, tornavano migliori. Però se non abbiamo la forza e capacità di attrarli di nuovo, è una perdita secca. E oggi siamo ancora in questa situazione. Qual è il problema? Prima di essere all'avanguardia nei settori, perché molti di questi ragazzi vengono perché trovano cose di migliori all'estero, e in secondo luogo anche avere dei salari che siano a livello di quello che dovrebbero essere. E qua sono il quadruplo che in Italia, insomma. Quello insomma è il problema, ecco, della insicurezza che noi abbiamo, anche se abbiamo qui delle isole molto interessanti, e in questo momento una fame di specialisti
ancora più forte di altri paesi europei, perché l'assurdo non è solo che esportiamo cervelli, ma che non troviamo più cervelli per le nostre imprese, ma ormai a sud, a nord. Tra l'altro sta cominciando a mancare manodopera anche a livelli non elevati. Allora non si può essere, vivere in questa contraddizione, vuol dire che c'è uno sbaglio politico. Non possiamo dare crescenti numeri di ragazzi in gamba, specializzati, ai paesi stranieri e nello stesso tempo non trovare ragazzi che lavorino nelle nostre imprese in Italia. Oh, certo. Un'ultimissima domanda, prima che l'ambasciatore mi porti via, e il governo decade perché la fondazione tolse la fiducia, ricorderà bene, e io a volte penso, è caduto il suo primo governo, e a volte ho pensato, ma come sarebbe l'Italia se il centrosinistra avesse avuto uno slancio di coraggio, avesse dato le elezioni, magari rivinceva col suo insomma dream team, consiglio dei ministri, con le migliori personalità del mondo insomma tecnico, politico di quell'epoca. Lei ci ha pensato come sarebbe l'Italia se fosse stato questa azione? Magari non cambiava nulla, magari, non so, io sarei ancora in Italia o molti altri, o l'Italia sarebbe un po' più meno in declino di adesso. C'è stato uno landing door, poi lei è tornato a fare il primo ministro, c'è stata un'evoluzione eccetera, però a volte ho pensato a quel momento là che poteva cambiare veramente l'Italia, perché c'è stato un momento di grande passione e coinvolgimento, si è visto il futuro che poi non si è più visto negli ultimi 20 anni. Il mio primo governo era un grande governo, il secondo decisamente, sì. Era fragilissimo, il secondo era fragilissimo. Proprio avevo tentato di ritornare, ecco. E se il primo governo avesse durato il paese cambiava, il secondo no, ecco. Perché c'era, l'ha detto lei nella sua domanda, c'era gioia. C'era entusiasmo, sì. C'era entusiasmo. C'era futuro che non si è più visto. La disponibilità al sacrificio, proprio c'era un momento di unità. Poi perduto questo, ho tentato di rifare, ma non c'era più lo stesso spirito. L'unità non era l'unico. Comunque, noi speriamo sempre che le cose cambino e migliorino anche per l'Italia. No, e quello è stato un punto di svolta. Non so, un peccato che per molti di noi che poi hanno vissuto quel periodo, quella stagione. Lo spirito dei paesi poi cambia anche. C'è ad esempio una gioventù così aperta al mondo come non c'è mai stata, insomma. Adesso i nostri ragazzi, o quelli che vanno all'estero, fanno una carriera straordinaria. Allora, appena si riuscisse un pochino a rianimare il paese, noi abbiamo delle potenzialità impressionanti, no? Pensi solo a che elite, che tipo di immigrazione c'è in Irlanda. Sono tutte risorse potenziali e ancora esistenti. No, ma siamo un livello, molti pensano che siamo tutti camerieri o col sandwich, un livello molto alto che purtroppo non arricchisce l'Italia, arricchisce l'Irlanda. Siamo laureati in Italia e poi però, i risultati positivi vengono sfruttati dall'Irlanda, che è un peccato per l'Italia. Senta, Presidente, io la ringrazio tanto per il suo tempo, so che grazie. È molto impegnata e grazie per essere venuto qua a Dublino. Speriamo che torni ancora in futuro. Vabbè, grazie a lei. Grazie. Vengo.